Amici, bentrovati all'approfondimento con la nostra rubrica di informazione medica. Quest'oggi parleremo di un disturbo legato alla popolazione maschile. Parleremo di disfunzione erettile, spesso avvolto da un alone di imbarazzo. Molto più comune questo disturbo di quanto si possa pensare. Allora, per farlo abbiamo invitato qua vicino a me un urologo, il dottor Andrea Militello. Salve, sì, grazie. Ben trovato. Grazie per l'invito, è un piacere, un onore essere vostro ospite. L'onore è tutto nostro. Allora, parliamo di andrologia quest'oggi. Sì, poi sì. Dopo farò una domanda sulla differenza tra andrologia e urologia, perché spesso i termini vengono confusi. Sì, vengono confusi o non ben conosciuti. Ecco, però adesso vorrei definire meglio la disfunzione erettile, tecnicamente. Sì, tecnicamente la definizione è anche abbastanza semplice. È l'incapacità di indurre e mantenere un'erezione dei corpi cavernosi che sia sufficiente ad avere quindi chiaramente un rapporto sessuale soddisfacente. Certo. Questa è una definizione molto semplice, ma chiaramente ingloba quello che è il problema in maniera sistemica. Ecco, qual è la sua vera incidenza? Perché è un disturbo diffuso. È diffuso, chiaramente non sempre denunciato, no? Talvolta è chiaro, per pudicizia, certo. Quindi le statistiche non sono sempre veritiere. Diciamo che attualmente in Italia all'incirca 3 milioni di pazienti sono coinvolti da questo problema, che in effetti poi non è una malattia, è un segnale di un discomfort, e poi parleremo anche di questo. E delle stime, delle proiezioni in un futuro non lontano ci dicono che addirittura nel 2025 nel mondo ci saranno circa 320 milioni di uomini affetti da disfunzione erettile. Ecco, allora la domanda qua sorge ovviamente spontanea: ma quali sono le cause principali di questo, come l'ha chiamato lei, segnale, sì, o sintomo? Sintomo, sì. Dicevo questo perché alcune volte appunto non dobbiamo interpretarla come una patologia, ma può essere una manifestazione locale di un problema molto più vasto, tant'è vero che talvolta l'andrologo avrebbe il compito, quando ha un paziente che denuncia la disfunzione erettile, allargare anche la diagnostica da un punto di vista anche cardiovascolare. Va bene, questo era un inciso. Certo. Per capire però effettivamente le cause dobbiamo fare un passetto indietro, sì, e vedere anche in maniera molto semplice e così simbolica come avviene il sistema, certo, come funziona il sistema dell'erezione, come fisicamente avviene. Certo. Questa prima immagine è molto semplice, solo per dire che in effetti tutto parte chiaramente dal nostro cervello, sotto stimoli che possono essere visivi, olfattivi, talvolta anche immaginativi, tattili, chiaramente, sì, sì, e tattili, locali, esatto. Da qui chiaramente il sistema, attraverso le vie spinali, raggiunge i corpi cavernosi. Questa immagine non deve spaventarci, non andremo nel dettaglio, solo per dire che esistono due sistemi ben definiti. Il sistema nervoso ortosimpatico, sì, che è quello in effetti che vediamo colorato in rosso, che in teoria è un sistema inibitore, è il sistema sempre attivo, che mantiene il pene in uno stato di riposo. Sì. Esiste poi un sistema parasimpatico, che invece è il sistema nervoso facilitatore, cioè il suo intervento induce il fenomeno eccitatorio. Esatto, chiamiamolo eccitatorio, bravissima, l'eccitatorio, e quindi l'equilibrio fra questi due sistemi determina la presenza o meno di un'erezione. Ho detto questo perché poi ci riallacceremo su alcune problematiche. Ecco, ma come possiamo fare una diagnosi di disfunzione erettile, perché alla fine insomma va fatta. Bisogna discernere le forme psicogene dalle forme organiche. Ecco, possiamo andare avanti con le immagini. Questa era l'ultimissima prima di parlare della diagnostica, ma ci serve anche questa per rappresenta capire. In alto, esatto, un corpo cavernoso sezionato, dove a sinistra vediamo la presenza di un pene a riposo, quindi con queste caverne, questi corpi cavernosi chiusi, meno irrorati. Nella parte di destra invece è il fenomeno della vasodilatazione, in cui queste caverne si aprono e il sangue affluisce e quindi si gonfia ovviamente la struttura. Si tende a gonfiare appunto i corpi cavernosi. Queste strutture trabecolate sono sostenute da una muscolatura liscia. Muscolatura liscia che rappresentiamo nella figura in basso, con quell'immagine simbolica, è in teoria attivata dall'ossido nitrico. Mm-hmm. L'ossido nitrico è un po' il protagonista del fenomeno dell'erezione. Sì. Quando rilasciato attiva un sistema enzimatico che rilassa questa cellula muscolare. È come se noi aprissimo i cancelli e permettiamo quindi l'entrata di sangue.
Ecco, la diagnosi, esatto, la diagnosi chiaramente deve vedere l'intervento dell'andrologo da un punto di vista diagnostico, prima di tutto escludere delle cause organiche. Che possono essere, possiamo citarne qualcuno? Assolutamente sì, le cause chiaramente possono essere essenzialmente di natura vascolare, questa immagine ci viene in aiuto. Sempre a destra e rosso evidenziamo le componenti psicogene, da non chiaramente da considerare, voglio dire altamente, che spesso è più un pressing psicologico che non veramente organico. Le forme organiche chiaramente riguardano tutto ciò che può compromettere il sistema vascolare, e quindi dall'ipertensione, le cardiopatie, il diabete, spesso responsabile di cosiddette microangiopatie. Il diabete, non lo sapevo, il diabete. Purtroppo il diabete, specialmente se non trattato, crea nell'organismo microangiopatie e neuropatie, cioè vengono colpiti specialmente all'inizio i piccoli capillari. Ho capito. I corpi cavernosi sono un gomitolo di capillari, quindi spesso, ecco perché dicevo, talvolta è una spia. Ho capito. Una volta scrissi un piccolo articolo che si intitolava Il canarino e la miniera. Un tempo i minatori usavano una gabbia con il canarino, la lasciavano nella miniera, se c'era il gas moriva. Quindi era un po' un anticipo di un problema. Certo. Stessa cosa, la disfunzione erettile può essere interpretata, ad esempio potrebbe essere il segnale d'allarme di una vasculopatia che sta nascendo. Giusto, giusto. Poi ho visto anche fumo e alcol. Il fumo è un nemico delle arterie, no? Un vasocostrittore. Sì. Quindi l'uso, l'abuso del fumo spesso determina disfunzioni erettili anche nel giovane. Un po' meno gli alcolici, devo essere onesto, però chiaramente sono tutti dei fattori interferenti sul fenomeno della vasodilatazione, perché poi è un sistema vascolare. Farmaci, alcuni farmaci, specialmente alcuni antipertensivi, e antidepressivi, gli antidepressivi nell'uso cronico si ripercuotono sulla libido e sulla sessualità e sull'erezione, giustissimo. E chiaramente anche purtroppo gli interventi chirurgici, questi non possiamo evitarli, ma alcuni interventi pelvici del retto o della prostata possono portare come conseguenza la liberazione dal tumore, perché purtroppo è per questo, ma portare a problematiche di innervazione, quindi della continenza urinaria e della funzione erettile nell'uomo. E queste sono le cause organiche. Sì, cause organiche più importanti. Le cause psicogene poi chiaramente subentra un'altra figura che non è la mia, che è il sessuologo clinico. L'andrologo deve avere la sensibilità di lavorare insieme a un sessuologo, giusto, o di invitare il paziente a un colloquio, chiaramente a un percorso con il sessuologo clinico, quando non esistono delle chiare cause organiche. Quindi un po' d'ansia da prestazione, un po' magari di depressioni, possono esserci anche delle concause, comorbidità. Esatto, bravissima, delle concause, talvolta anche la causa iniziale. E parlavamo prima di questo sistema nervoso ortosimpatico, quello che tiene a bada la persona ansiosa, lo stress, la parola che va di moda oggigiorno, crea un'iperattività del sistema nervoso ortosimpatico, e come prima purtroppo segnale si ha proprio un disturbo nell'erezione. I nostri bisnonni, con una frase colorita che non riportiamo, dicevano che l'attività sessuale non vuole pensieri. Sì, sì, me lo ricordo. E questo ci riporta, all'epoca non si conosceva il meccanismo biochimico. Adesso sappiamo che l'adrenalina e il cortisolo prodotti dallo stress sono appunto i nemici della vasodilatazione. Ecco, arriviamo alle terapie, perché ci devono essere le terapie. Le terapie ci devono essere, chiaramente, se abbiamo un'immagine a disposizione, mi scuso, questa è la parte diagnostica, la vediamo al volo perché ne abbiamo già in parte parlato, era solo per dare effettivamente quali possono essere gli esami che il paziente deve sostenere dall'andrologo. Certo. Chiaramente dobbiamo conoscere il nostro assetto ormonale, e quindi mi sono permesso di scrivere gli ormoni più importanti, il testosterone, il DEA, l'omocisteina, il cortisolo, che ho già nominato prima come ormone da stress. Esatto. Sì, sì, sì. Come anche dei test. La figura in basso rappresenta un Rigiscan test notturno che permette di studiare le erezioni durante la notte. Perché ci sono, giusto? Le erezioni infatti ci devono essere, perché le erezioni sono fisiologiche. Bravissima. Oh. Le erezioni notturne servono proprio a un rimodellamento dei corpi cavernosi e a far lavorare quel sistema di ossido nitrico che abbiamo visto all'inizio, quindi sono normali e indispensabili. Chiaramente se io ho un problema vascolare le erezioni notturne saranno meno valide. Giusto. Di contro, se ho un problema psicologico, ovviamente ci saranno. Esattissimo, spesso infatti il Rigiscan test è utilizzato come forbice per discriminare la quota di pazienti organici dai pazienti psicogeni. Che poi ci possono essere entrambe magari. Perfetto, perfetto, tutto ciò che dice è giustissimo. Perché uno si può autoalimentare, magari c'è un disturbo organico, però spesso la componente poi si crea una perdita di autostima e quindi si amplifica, è un loop negativo che tende ad autoamplificarsi. Purtroppo. Sì. L'immagine che è andata via sopra della c'era terapia. Banalmente un eco color Doppler, cioè uno studio un po' più, io direi anche un
un po' più invasivo, è come studiare le carotidi col Doppler, però dobbiamo studiare i corpi cavernosi, per cui va indotta un'erezione, grazie per aver rimesso l'immagine, va indotta un'erezione artificiale con una micropuntura, quindi direi che talvolta è un esame per alcuni di noi invasivo e ansiogeno, no? Specialmente, però esiste, si chiama eco color Doppler dei corpi cavernosi. Però insomma, se è un esame da fare, è un esame diagnostico, quindi se serve come ultimo step farlo. Esiste anche questo esame. Assolutamente sì, e parliamo delle terapie. Sì, le terapie sono numerosissime e chiaramente il primo passaggio, parlo da andrologo, quindi escludo tutto ciò che abbiamo già detto, sono le terapie orali, ormai le conosciamo tutti, possiamo fare anche benissimo i nomi, dal Viagra, al Cialis, allo Spedra, all'Evitra, tutti i farmaci che presi per bocca al bisogno possono aiutare comunque un quadro di disfunzione erettile. Sono sintomatici, non è che sono curativi. Non esiste infatti una cura, bisogna anche essere onesti, non possiamo sperare che con l'uso di un sildenafil possiamo curare, possiamo sostenerla e aiutarla, quindi sono sintomatici, però dal quando sono stati introdotti dal 1999 hanno aiutato molti uomini a sostenere un problema che prima era quasi inaffrontabile, se non in maniera molto cruenta. Ecco, hanno effetti negativi questi farmaci, queste sostanze, controindicazioni? Allora, controindicazioni particolari no, nel senso che nascono tutti come antipertensivi. Erano dei farmaci studiati per curare la pressione e poi si notò negli studi di controllo l'effetto, che c'era questo piacevole effetto collaterale. Giusto. Chiaramente l'infartuato che assume già nitroderivati deve essere accompagnato più che dall'andrologo anche da un sostegno del cardiologo, perché un eccessivo effetto vasodilatatorio potrebbe avere effetti molto gravi su alcuni sistemi di vascolarizzazione del cuore. Ogni caso però è a sé. Va seguito, però ecco, il non cardiopatico può utilizzarli monitorato chiaramente dando un riferimento. Da un riferimento per un po', anche oggi esiste l'automedicazione, ma è bene secondo me avere chi ci conduce sull'uso di un farmaco. Noi di Salute e Benessere ci teniamo a dire di mettersi nelle mani di persone esperte, specialisti, medici, perché se no insomma. Sì, il web esiste, lo leggiamo tutti, è importantissimo e ci informa, però poi serve anche chiaramente io direi proprio una condotta terapeutica da parte di chi magari per anni si è dedicato a questo problema. Anche una pasticchetta di un farmaco può avere dei riflessi magari non conosciuti, mentre l'andrologo ne ha conoscenza e te li anticipa. Ecco, giustamente, siamo proprio in conclusione, però io volevo finire di elencare le terapie brevemente. Sì, vado brevissimo, non le elenco tutte. Passando dai farmaci orali esiste poi anche un approccio più organico, le punturine sui corpi cavernosi, il gel endouretrale. Esistono oggigiorno forse anche delle finestre sul futuro. In un'immagine che passeremo velocissima, vediamo sulla sinistra la possibilità di usare delle onde d'urto. Sulla destra l'uso di plasma arricchito di piastrine che è in grado di richiamare le cellule staminali, sembra essere un po' il futuro, cioè rigenerare i corpi cavernosi che hanno perso la loro funzionalità. In basso, solo per farvi vedere, è una protesi peniena, l'ultima spiaggia forse diremo, ma talvolta è indispensabile per esempio nel paziente giovane operato per tumore della prostata. Oggigiorno con degli approcci mini invasivi assolutamente perfetti il paziente può riavere la sua sessualità. La coppia può avere la sua sessualità, con questo chiaramente è meccanica, però oggigiorno devo dire assolutamente invisibile e con gli accessi microinvasivi anche di facile installazione. Ecco, con questa protesi, ma il rapporto sessuale è completo? Si avrà un orgasmo? Si ha l'orgasmo, si ha la stessa sensazione, perché il pene è tale e quale. All'interno ci sono quei due cilindretti di silicone che permettono un sostegno. Quindi è solo una cosa meccanica l'erezione. L'erezione, diciamo, può essere forse vista poco romantica sotto alcuni aspetti, ma tutto ciò che è sensibilità, desiderio, piacere è assolutamente presente e integro, infatti specialmente risorsa in quel gruppo di pazienti che purtroppo hanno dovuto subire degli interventi non voluti, è la risorsa che permette di continuare ad avere una vita sessuale. Assolutamente sì. Io ringrazio il dottor Andrea Militello di essere stato qua con noi a parlarci in maniera molto chiara, molto esaustiva, semplice anche, perché il messaggio facile deve essere questo. Volevo solo terminare nella parte terapeutica, per concludere per onestà, insomma, esistono oggigiorno, avevo messo le ultime figure e poi vi saluto, anche degli approcci non strettamente chimici, perché alcuni di noi, alcuni pazienti effettivamente non desiderano avere un approccio chimico. Certo. Allora esistono oggigiorno integratori dedicati, andiamo qui molto veloce, delle piante o delle sostanze che hanno delle proprietà di tipo afrodisiaco, anche tonico adattogeno, la maca, la damiana, il ginkgo biloba che vediamo adesso davanti a noi, possiamo andare avanti, chiaramente il ginseng, nella prossima diapositiva i flavonoidi che conosciamo tutti come epitelio protettori, e
l'ultima, la citrullina, che è una molecola interessante. Contenuta, che detta così, dottore. È un citrullo. La citrullina è contenuta nel bianco del cocomero, libera l'ossido nitrico, che era quella sostanza che abbiamo visto all'inizio. Ma oggi è meraviglioso, eh? Sì, ma infatti anche io ai primi tempi leggendo questo mi sembrava, perché invece è presente effettivamente nel cocomero, adesso l'hanno estratta, certo. Numerose chiaramente aziende si stanno organizzando per sintetizzare degli integratori che chiaramente uniscono, certo, in un'unica complessa tutti questi molecole che vi ho detto, e che permettono quindi un approccio terapeutico naturale, talvolta anche di sostegno alla classica terapia. Giusto, assolutamente completo, esaustivo. Io, dottore, non so che dire. Purtroppo abbiamo lasciato in sospeso la nostra domanda sull'andrologia e l'urologia, sì, e la differenza, ma la riprenderemo nella prossima trasmissione. Va benissimo, va bene? Va benissimo, va allora benissimo. Io ringrazio il dottor Andrea Militello. Grazie. Il nostro numero è sovraimpressione per tutte le vostre domande. Salute e benessere termina qui. A presto.